buongiorno. Oggi siamo a Medica, è un paesino sul confine tra Ucraina e Polonia. E come vedete, insomma, la situazione è sempre la medesima: le persone escono dal confine, a volte dopo lunghissime code, estenuanti, al freddo. Oggi fa particolarmente freddo. Vengono raccolte e poi portate o nei centri, negli spazi come quelli che abbiamo visto ieri, dove poi vengono smistate, oppure direttamente vengono messe in contatto con persone che le portano nelle destinazioni che poi preferiscono. C'è una rete veramente diffusa. Parlando con una volontaria, e insomma, anche facendogli complimenti per come era gestita la cosa, si è lasciata andare dicendo che se non fosse proprio per questa organizzazione dal basso, il governo polacco è totalmente disorganizzato. Dice che non c'è neanche un registro degli ingressi per i volontari, non c'è neanche un computer dove poter registrare su un file Excel gli ingressi. Però insomma, se fino ad ora sta funzionando questo meccanismo, ci sono tutta una serie di criticità, ma per quello che si è potuto vedere, quello che è, anche per le notizie che giungono da altre parti, sembra per ora funzionare. Ci sono persone provenienti un po' dappertutto, sia come volontari che come rifugiati. Adesso ci dirigiamo verso il confine, vediamo come è messa la situazione. Ecco, Biedronka è il centro commerciale, lo spazio di fronte al centro commerciale Biedronka è un punto di riferimento per molte persone, per chi porta aiuti, per chi mette a disposizione il proprio mezzo per accompagnare le persone e per i rifugiati stessi. Non si vedono ONG, per esempio, la cosa mi stupisce, e sembra tutto veramente organizzato da persone, singole, gruppi. Oggi fa davvero molto freddo. Ecco qui il confine. Come vedete, ci sono molte TV, giornalisti, fotografi. E questo è il confine. Al di là di questo confine impazza la guerra. Notizie allarmanti nella nottata, immagini strazianti che provengono dal fronte, qua giusto un lontano eco per fortuna. Oggi si è parlato di un arresto di un uomo russo qui nei pressi. Pare che fosse una spia, non c'è niente di sicuro, non si sa neanche il nome o i riferimenti anagrafici, però adesso comincerà un processo per vedere appunto se di spia si tratta.
Bene, per ora è tutto. Se ci sono aggiornamenti, vi aggiornerò. Ciao, grazie per l'attenzione.